Io credo, l'abbiamo visto anche con il riscontro del pubblico, di affrontare una riflessione anche sul nostro presente. Chiudo quindi sul fatto, sulla tematica che affrontiamo oggi. Torniamo a parlare di fascismo. Spesso si sente dire, mi capita troppo spesso, che il fascismo è una questione ormai da derubricare. È finito 80 anni fa. Perdete tempo a parlarne, è secondo me questa una delle affermazioni più vittimistiche che talvolta fanno alcuni esponenti che a quell'area politica direttamente o indirettamente si richiamano, e penso che una delle cifre della vicenda culturale del fascismo italiano, soprattutto nei tempi anzi esclusivamente nei tempi di pace, quelli della Repubblica, sia stata proprio quella di una narrazione vittimistica, laddove invece tanti esponenti di quel mondo e tante idee di quell'epoca storica sono rimaste magari in una fase sotto traccia e poi pian piano hanno trovato sempre maggiore spazio. Penso che gli ospiti che abbiamo qui oggi possano affrontare in maniera egregia questo tema, in particolare il saggio di Andrea Martini si occupa proprio di questo, della riscrittura. È un processo che non accade soltanto con il fascismo, ovviamente nella storia le riscritture del passato sono frequentissime, però questo è il tema di questa giornata, che poi Costantino, che invece si è occupato proprio di questi argomenti focalizzandosi, ma non solo, sul nostro territorio, da ultimo il suo Piceno in camicia nera, potrà ulteriormente supportarci. Quindi io non mi taccio e lascio la parola a voi, perché sicuramente sarà una giornata interessante, e vi do appuntamento sicuramente all'inverno, all'autunno, inverno prossimo, poi in realtà una rassegna si snoda dall'autunno alla primavera, per la quarta edizione di Conti con la Storia, che sicuramente riproporremo. Per chi vuole vi invito a seguirci sui nostri social, sia su Facebook che su Instagram, dove trovate costantemente gli aggiornamenti, e quando ce la facciamo anche carichiamo i video con un po' di ritardo dei precedenti incontri. Grazie. Nel 18:47 di 80 anni fa, esattamente in questo istante, grosso modo, si apriva la riunione del Gran Consiglio, quella che contava, quella dell'ordine del giorno Gandhi, quella che tutto sommato diede una prima sterzata alla storia d'Italia. È il giorno, il mese, l'ora esatta di un anniversario, succedeva quello che succedeva a Roma. Costantino Di Sante, il Piceno in camicia nera, che succedeva da queste parti il giorno dopo, 25 aprile di 80 anni fa, cioè 25 luglio di 80 anni fa. Il 25 aprile vale lo stesso, ma lo teniamo da parte per qualche altro mese ancora. Che succedeva? Beh, innanzitutto, aspetta, ecco, innanzitutto, si sente? Sì. Innanzitutto voglio io ringraziare tutti voi per essere qui questa sera, naturalmente Maurizio Blasi e Andrea Martini, che hanno accolto il nostro invito di partecipare a questa, come diceva l'assessore, a questa coda della nostra rassegna, naturalmente il comune di Grotta a Mare, Broat, Nave Cervo. Ecco, l'abbiamo pensata proprio tra il 24 e il 25, quando si riunisce il Gran Consiglio del Fascismo, e qui diciamo c'è il vero crollo del regime, diciamo, inteso anche come no? La continuità dalla marcia su Roma fino al luglio del 1940. E gli interrogativi che questa data, che è una data che segna la storia d'Italia, è importante per tanti motivi. Innanzitutto perché il suo riverbero lo avrà sia a livello nazionale e internazionale, ma lo avrà anche sui territori. E voglio ricordare due aspetti che hanno coinvolto il Piceno, seguendo anche le biografie di alcuni di quelli che furono i protagonisti del primo squadrismo nel 22. Molti di loro rimasero quasi tutti fedeli a Mussolini, tant'è vero che furono arrestati alcuni giorni dopo o alcune settimane dopo.
per arricchimento illecito, che era una delle cose che aveva caratterizzato la maggior parte degli squadristi, e attività antibadogliane a favore del re, di Mussolini e contrario al re. E quindi questo aspetto ci dice molto anche di quello che sarà, ma più che un secondo tempo io penso una continuità del fascismo ancora di più dentro la violenza con la nascita della Repubblica Sociale, perché nuovamente con l'occupazione nazista del territorio questi saranno ancora protagonisti del secondo assalto presente ad Ascoli della prefettura, come nel 22, alcuni sono gli stessi, e poi li ritroveremo ancora a militare in quello che sarà il netto sociale italiano. E quindi, come dire, come ci dimostra anche il libro di Andrea Martini, una continuità stretta, ecco, più che neofascisti, sono fascisti che continueranno a coltivare le loro idee e a coltivare quel, non tanto fascismo immaginario in quel caso, ma proprio una rivendicare un ruolo e anche un'attività politica e culturale sul territorio. Il senso comune recita che dopo il 45 l'asse culturale prevalente del nostro paese si sposta sul versante del centro-sinistra e che per i fascisti l'unico problema è allontanarsi, scappare, nascondersi quantomeno fino all'amnistia. Il lavoro di Andrea Martini, per questo dicevo che guida un po' contromano il nostro Andrea, spazza via questo luogo comune in modo ragionato, documentato, tecnicamente ineccepibile, sostenendo, Andrea, se ho capito bene, che la cultura, il modo di leggere la storia, le chiavi interpretative della vita sociale e civile propria della cultura fascista permangono con grande determinazione anche dopo il 45. Partiamo da un dato numerico: tra il 1945 e il 1950, ricerca di Andrea Martini, escono una quarantina di titoli con vari editori, o dichiaratamente o implicitamente schierati sul versante della giustificazione, della spiegazione, dell'accettazione dichiarata, della copertura culturale del regime fascista. È esatto? Che ne traiamo da questi dati? Allora, prima di... Sì, certo. Prima di risponderti, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per questa, agli organizzatori di, questa, di questo pomeriggio, naturalmente all'amministrazione di Grottammare per questa splendida accoglienza e a voi tutti che vi vedo numerosi. Allora, fondamentalmente l'immagine che i fascisti si danno è quella di esuli in patria. Questa è un'immagine vincente all'interno del fronte fascista, ma che si consolida effettivamente anche all'interno dell'opinione pubblica. Ci si convince, cioè, che la comunità fascista, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, sia stata nel tempo marginalizzata, non abbia avuto diritto di parola. Usando peraltro una categoria, un'immagine, quella di esuli in patria, che apparteneva agli antifascisti, apparteneva a una figura come Piero Gobetti, che durante l'ascesa del fascismo scriveva in riferimento alla propria comunità, alla comunità antifascista, siamo degli esuli in patria. Ecco che nell'immediato secondo dopoguerra i fascisti si appropriano di questa immagine, si dichiarano esuli in patria, vittima della giustizia sommaria e della magistratura democratica. Ebbene, i numeri ci dicono il contrario. Soltanto guardando le opere uscite presso piccoli e grandi editori, per l'appunto troviamo almeno una quarantina di volumi, ma è una valutazione, sicuramente un arrotondamento per difetto, non per eccesso, più di una quarantina di volumi che raccontano in maniera fortemente revisionista la storia del fascismo, a cui associare una coeva presenza presso i rotocalchi di voci fasciste. Poi magari torniamo sicuramente su questa categoria di fascismo. Quindi, quantomeno rispetto a un'immagine di esuli in patria, i numeri effettivamente ci suggeriscono il contrario, e questo è stato il mio punto di partenza. Uno degli assi portanti di questa, come dire, di questa presenza costante della cultura fascista in quei primissimi anni era il paragone tra
lo stato di cose dell'Italia del 45, 46, 47, impoverita, devastata dalla guerra, ridotta alla disperazione, e gli ultimi anni, quelli dell'impero. Me li vedo sintetizzati in una foto di una manifestazione, credo, dell'uomo qualunque, dalle parti di Piazza Navona, con un grande cartello dove c'era scritto «Arridateci al Puzzone», come dire, si stava meglio quando c'era lui. Che puoi aggiungere su questo spunto, su questo modo per fare fuoco di copertura nei confronti del regime fascista? Allora, fondamentalmente queste memorie, queste narrazioni che circolano attraverso vari media, abbiamo detto i giornali, i rotocalchi, i libri veri e propri, narrano, restituiscono una visione agiografica e apologetica del fascismo e degli italiani durante il fascismo, e su questo magari ci torniamo. Per quanto riguarda la rappresentazione del fascismo, sicuramente, e di Mussolini, c'è questa idea che l'Italia durante il fascismo ha raggiunto livelli di grandezza, di legittimità politica anche in termini di politica estera, politica internazionale, senza precedenti e probabilmente mai più raggiungibili. Quindi un grande impero guidato da un grande leader. Aggiungo però due cose che problematizzano un po' il discorso. Da una parte il fatto che questa rappresentazione portata avanti dai fascisti non è poi così distante da un immaginario comune che attecchisce anche presso altre comunità italiane, non necessariamente riconducibili al fascismo, e che per quanto avessero una certa nostalgia del fascismo non volessero continuare, non desideravano continuare a mantenere in auge quei valori. Quindi quella comunità che possiamo chiamare anche antifascista o afascista. Ecco, la prima questione, il primo nucleo su cui possiamo avviare la riflessione è questo fatto delle assonanze tra una narrazione portata avanti dai fascisti e quella contemporanea portata avanti da persone né fasciste né antifasciste, che si ritrovano su questa narrazione abbastanza apologetica, nostalgica del fascismo. La seconda questione che voglio porre è che effettivamente questa narrazione fascista tesse le lodi di Mussolini, non c'è dubbio, Mussolini, grande statista, paragonato a Machiavelli, a Galileo Galilei, a Leonardo da Vinci, i paragoni si spettano, però non si risparmiano nei riguardi di Mussolini anche delle critiche. In questi casi mi viene da paragonare Mussolini al capo espiatorio, al Benjamin Mandelson della saga di Daniele Bernanke, perché in fin dei conti Mussolini è morto, e quindi se proprio al fine di ricercare una propria legittimità, una certa obiettività, si vanno a indirizzare le colpe su quella figura che non ha diritto di replica, vale a dire Mussolini. Quindi quali sono i limiti del fascismo? L'alleanza con Hitler, voluta da Mussolini, la decisione, la soppressione di Hitler di applicare le leggi antisemite anche in Italia, la seconda guerra mondiale, non responsabilità del fascismo, ma responsabilità di Mussolini. Ecco, questi sono in sintesi i nuclei tematici che troviamo in questa abbondante memorialistica prodotta negli anni. Insomma, un fuoco di copertura, chiamiamolo così, anche abile, non necessariamente un fuoco di copertura rosso. C'era perfino, in una parte, una pagina centrale del tuo libro, c'era perfino il premio letterario organizzato da un settimanale che si chiamava L'Asso di Bastoni. Non so perché il nome Asso di Bastoni qualcosa mi evoca, però giusto per fare il quiz delle ore 19, Costantino, che viene in mente a te dicendo Asso di Bastoni, legando questa espressione a questo territorio? A me ne vengono in mente altre cose, ma a questo territorio che ti viene in mente? Ma purtroppo non solo a questo territorio, perché alcune delle prime organizzazioni dello squadrismo, appunto, no, con tutto un armamentario delle squadre d'azione che conosciamo, disperata, legata, no, più alla guerra, c'è anche sul territorio l'Asso di Bastoni, che era appunto l'idea di bastonare, fondamentalmente, l'idea di questo
no, pezzo di legno nel voluto da dare contro agli antifascisti o a coloro che non si legava. E una delle squadre d'azione sul territorio si richiama più alla scuola, che ha una sua continuità drammaticamente anche nelle cronache attuali, che è, vedete quanto è profonda non solo nell'immaginario, nella cultura, nell'identificazione in alcuni simboli, no? Questa storia che stiamo narrando. Una curiosità, la squadraccia Asso di Bastoni dove è la sede? Se adesso non ricordo male, sulla vallata la vallata per noi è la vallata del Tronto, ecco, vallata del Tronto. Ha un senso del territorio particolarmente spiccato. La memorialistica, ti chiedo un approfondimento, Andrea, su questo aspetto, perché di quelle decine e decine e decine di titoli di sostanzialmente apologia, a volte ben fatta, periodo fascista, c'era un filone non marginale, non secondario, con la memorialistica, le memorie di Mente Grandi, e aveva un suo grande mercato, mi pare, tant'è che anche editori importanti, Gazzanti forse, ne approfittavano un po' per copertura politica, un po' per interesse economico. Questa è una domanda a cui faccio fatica a rispondere perché le risposte sono molteplici. Nel senso che i vari editori adottano strategie diverse le une dalle altre nell'immediato dopoguerra per riposizionarsi. Vi faccio soltanto un esempio, l'esempio di Mondadori. Mondadori ripubblica nell'immediato dopoguerra una intervista che un giornalista svizzero, Ludwig, fa con Benito Mussolini. Un'intervista che a posteriori Renzi De Felice giudicò un'intervista estremamente obiettiva. Renzi De Felice è stato uno dei più importanti studiosi del fascismo, noto per la biografia in più volumi dedicata a Mussolini. Dicevo, Renzi De Felice tesse le lodi di questa pubblicazione, di questa intervista fatta in tempo reale con Ludwig Mussolini, ritenendola tra le più obiettive. Del resto è quell'intervista, è l'esito di una serie di colloqui che Mussolini decise di ritirare in fretta e furia dal mercato durante il fascismo, perché effettivamente su alcuni passaggi, in particolare sull'aspetto della politica fascista nei confronti della Chiesa, diceva cose che Mussolini si rese conto potevano risultare problematiche, quindi la ritirò dal mercato. Ecco che Mondadori, nell'immediato dopoguerra, la ripropose ai propri lettori dicendo: guardate, io vi ripropongo la versione originale di questi colloqui, dimostrandovi quanto durante il fascismo comunque mantenessi un certo grado di autonomia, pensiero, di indipendenza. È vero che effettivamente questa intervista non fu rilasciata da Mussolini a un giornalista vicino alle sensibilità fasciste di Ludwig, che era un sincero antifascista, come era del resto un sincero anticomunista. Ma è anche vero che nella prefazione in particolare offertaci da Ludwig, nella prefazione dell'immediato dopoguerra, quindi una nuova prefazione, Ludwig restituisce parole al miele nei confronti di Mussolini, considerandolo un dittatore, sì, ma tutto sommato, un dittatore buono, un dittatore che ha reso grande l'Italia. Ecco, vedete la doppia operazione di Mondadori? Vi mostro un testo considerato poco fascista, ma allo stesso tempo elaboro un messaggio piuttosto incline a una certa visione apologetica del fascismo. Opera su due piani diversi. Lo stesso fa un editore come Garzanti, allora meno famoso, meno strutturato di Mondadori, ma in rampa di lancio, destinato a imporsi nel mercato editoriale, che pubblica certo memorie di antifascisti, quanto le memorie dei fascisti. Non è che predilige gli uni con gli altri, ci sono entrambe. La questione che mi sono posto e che pongo anche a voi, perché non ho una risposta, è normale questa abbondanza di pubblicistica dalla parte uscita sconfitta della guerra? Non è tanto la questione se è normale rileggere il proprio passato. Ognuno di noi rilegge il proprio passato, si fa una sorta di film mentale della propria vita, giustificando certe scelte col seno di poi. La questione è
è legittimo, è normale, qual è il rischio per una democrazia che entrino in circolazione tutta una serie di memorie che finiscono per inquinare la stessa democrazia? Questa è una domanda della domanda a cui io fatico davvero a dare una risposta, ma fotografo come l'Italia, queste memorie avessero, come hai appena detto Maurizio, una certa fortuna, una fortuna inaspettata per certi versi. Si è stati anche abili a coprire tutto questo con il manto rassicurante del vittimismo, perché la mia impressione è che nel senso comune, anche di un'opinione pubblica relativamente colta, l'idea sia, dopo il 25 aprile, l'unica questione aperta era l'amnistia di Togliatti, ha fatto bene, ha fatto male, ma per il resto l'Italia aveva preso un'altra strada, quella della Costituzione, eccetera, eccetera. Non era così, evidentemente. Però prima di chiederti di parlare dei rotocalchi, devo intentare qualcosa per raccontare a chiunque abbia meno di 30 anni cos'è un rotocalco. Sto cercando un paragone col mondo dei social, però siccome ho detto la parola Costituzione, voglio fare una cosa teatrale, quasi mi vergogno. Vado a trovare le mie amiche e i miei amici della CGIL che stanno qui e raccolgono le firme per il referendum contro l'autonomia differenziata, che è tanto caro alla CGIL. Mi dispiace, in questo momento per pochi secondi faccio il giornalista di parte, non me ne pento, faccio una domanda. Può firmare uno che non mi chiede di provinciare sto dicendo? Sì, certo. Perfetto, buon lavoro. Sì, non era uno spot pubblicitario, mi dispiace, era un istinto. Dicevo dei rotocalchi, io non sono riuscito a inventare il modo di tradurre a un ventenne che cos'era un rotocalco. A te chiederò quanto erano importanti in quell'operazione culturale di, l'ho chiamata fuoco di copertura, quei rotocalchi, gente, gioia, oggi, eccetera. Già su un livello forse perfino un po' più alto, poi arrivo a te. Ma sai che mi è venuto in mente per raccontare cos'era un rotocalco? Una memoria mia di quando ero bimbo. Mamma faceva la sarta, era la sartina del paese, nel modificio, nella stanza dove lavorava mia mamma, io alla larghezza di colpacci dei presenti, vedevo queste pile di giornali e le ragazze che venivano a farsi fare l'abito da sposa, mia mamma che era una sartina specializzata in quel settore, che si contendevano le copie di Oggi, Gente, Gioia, e la mia impressione è che soprattutto guardassero i titoli, la semplificazione della lettura e le figure. Era un modo, come dire, la televisione dell'epoca, lei, la Rai, era nata da pochissimi anni, poi se riusciamo parliamone anche della parte Rai. E però quei rotocalchi mi dava l'impressione che su quelle ragazze lasciassero un'opinione salda, costruissero l'opinione, erano come, ecco, l'ho trovato, come i contenitori di cronaca delle grandi reti televisive del pomeriggio. Rai 1, Canale 5, tra le 14.30 e le 17. Mi sono lasciato andare anche troppo. Contavano davvero tanto, vero, questi rotocalchi nella costruzione di una certa immagine dell'Italia? Contavano tantissimo. Allora, nel 2000 dopoguerra, tenete presente pochissimi dati, non voglio intrigarvi con numeri. In Italia si comincia a leggere come non mai prima. Il libro è uno strumento per trascorrere il tempo libero, con cui si è acquistata una certa familiarità durante la guerra, quando insomma non si poteva trascorrere il tempo libero in maniera con molti altri mezzi. Quindi davvero il libro comincia ad affermarsi, acquistare una certa legittimità. Ovviamente c'è un forte tasso di analfabetismo, quindi possiamo dire che c'è un 10-15% di italiani abituati alla lettura di un libro. A fianco ai libri ci sono i quotidiani, e i quotidiani aumentano a dismisura nell'immediato dopoguerra, ma si rivelano anche, adesso semplifico un po', un fuoco di paglia, nel senso che tra il 47 e il 48 cominciano già a ridurre un po' le tirature. E poi ci sono i rotocalchi, periodici, settimanali o mensili, a seconda dei casi, che associano appunto al testo le immagini, e talvolta le immagini prevalgono sul testo,
ed effettivamente fanno breccia nelle case degli italiani, nei negozi degli italiani, perché poi la questione della lettura è sempre questa, che non esiste una forma di lettura. Io non prendo un libro e lo leggo dalla prima pagina al fondo, posso soltanto sfogliarlo, posso andare in libreria a leggerne una breve sintesi, un breve estratto, è comunque una forma di lettura, posso prestarlo a un amico, posso parlarne a un amico. Lo stesso vale per il contenuto di un giornale di un rotocalco. Quindi la notizia circola. Perché ho studiato rotocalchi? Perché da una parte credo che sia nei libri che questa riscrittura del passato acquisisca un valore di legittimità politica più profonda. Ma a fianco ai libri c'è un'operazione più di massa, che è quella dei rotocalchi, dove queste tesi vengono portate avanti, diciamo, con fare anche più divulgativo e accessibile al pubblico. E vi faccio soltanto un esempio. Giuseppe Bottai, che è un fascista dall'itinerario biografico assai peculiare, perché si ritrova proprio sostenendo l'ordine del giorno Grandi rievocato da Costantino prima, contro i fascisti di Salò, perseguitato anche dai fascisti di Salò, che si ritrova a combattere con la legione straniera contro le truppe naziste durante la guerra, ma che non rinnegherà mai la sua esperienza fascista, e per questo lo definisco fascista, non perché sposi la causa del movimento sociale italiano, tutt'altro. Ecco, Bottai dà alle stampe le sue memorie di esponente della legione straniera e anche il diario di quei giorni che oggi stiamo rievocando. Benissimo. A fianco di questi testi, che appariranno per l'editore Garzanti, che ci possiamo immaginare siano stati letti da poche migliaia di italiani in senso integrale, porta avanti insieme a un giornalista, Belchietti, una campagna stampa mirata, che è l'articolo, se non ricordo male, appare su Oggi, che lo rivaluta. Quindi è Bottai il regista di questa operazione. Pubblico le mie memorie, ma in contemporanea mi assicuro che un giornalista a me fedele, a me carico, pubblichi più o meno in quello stesso tempo un articolo che esalti il mio percorso e che cerchi di rivalutarlo. Bottai è rivalutato, oggi è considerato il fascista critico. Il Trotsky del fascismo. Ecco, quindi questo percorso di rivisitazione e rivalutazione di Bottai comincia lì. Bottai è sicuramente una persona assegnata, lavora su due piani: libri, scaffali delle librerie, rotocalchi. Io ti ascolto come l'oracolo di Delfi e non perdo le parole, cinque in particolare, che ti sono uscite quasi per in automatico, poi vengo da Costantino. Una operazione, riferita ai tuoi rotocalchi, una operazione più di massa. Io l'ho capita così, si giocava a due punte. Una punta era quella della memorialistica e dei libri di fascia alta, quindi l'editoria di Tosi. L'altra punta era i rotocalchi immaginifici, colorati, con le foto che venivano ritagliate e messe dai vetri dei camion fino ai tavoli di lavoro delle sarte, che rimanevano nella mente di tutti, proprio tutti. Da una parte quelli che hanno letto migliaia di libri, dall'altra quelli che non sanno nemmeno parlare, però tutti i pezzi delle varie Italie tirati attorno a questa idea che prima si stava meglio. La semplifico proprio in modo grossolano, che prima si stava meglio. La domanda è: questa operazione a due punti era concertata o veniva distinto? L'ha fatta solo Bottai o c'era un pensiero più pianificato? Allora, probabilmente entrambe le risposte sono valide. Da una parte c'è una vera e propria operazione, addirittura oserei dire almeno a tre punte, perché se da una parte si vuole parlare a un pubblico italiano più vasto e quindi si gioca tanto sui rotocalchi quanto sui libri, dall'altra occorre parlare anche ai propri camerati, a quella comunità rievocata prima da Costantino, che con delle continuità, delle cesure si riattiva nella guerra,
e non ha soltanto bisogno di riunirsi sotto una bandiera politica, il movimento sociale italiano, ha bisogno di sentirsi una comunità, e per sentirsi una comunità del movimento sociale italiano ne ha una. Quando carichi i libri hanno anche questa direzione, però non è un'operazione fatta a tavolino da tutti. Questo è molto importante. Posso dare l'idea nel corso della narrazione e anche delle mie parole adesso che ci fosse una strategia concertata. Alcune figure lo facevano a tavolino, per altre era più un'azione spontanea, no? Di affermazione di sé, che comunque questo potesse avere un impatto. Io credo di averne una prova quando, e forse ci ritorneremo a Cinelli con l'ultimo capitolo, Duilio Susbel, figura marginale durante la Repubblica Sociale Italiana, ma fondamentale per la comunità cosiddetta neofascista nel dopoguerra, perché curatore di tutto Mussolini, dell'opera omnia di Mussolini, che raccoglie scritti e discorsi di Mussolini, bene, dicevo, Duilio Susbel, portatore di questo progetto, sta per concludere un contratto con l'editore Garzanti, poi non si realizzerà, sta per concludere un contratto con l'editore Garzanti per assicurarsi la pubblicazione di alcuni di questi scritti discorsi di Mussolini presso l'editore Garzanti. Ebbene, Susman scrive all'avvocato della famiglia Mussolini, l'avvocato Italo Formichella, in prima istanza dicendo: l'affare si sta concludendo, era un po' ottimista, non si sarebbe concluso, vi rendete conto dell'operazione, sottolineato, che culturale che stiamo portando avanti? Noi, comunità uscita sconfitta, riusciamo a riportare il verbo di Mussolini nel dopoguerra su Garzanti? Quindi in alcuni casi si può parlare di un'operazione in altri. Fossimo in tribunale, direi: vostro onore, non servono altre prove. Lo scrive l'avvocato che domanda: ma vi rendete conto di che operazione stiamo facendo? A proposito del vi rendete conto, tu ti rendi conto quanto io sia egoista avendo 70-80 persone, probabilmente per tamare, presenti qui? A occhio la metà di queste persone avrebbero molte cose da chiederti, e io continuo a farti qualche domanda, poche, tra poco vengo da voi. Alcune non riesco proprio a trattenerle. Giochiamo a 3 punte, dicevi, no, giochiamo a 4 punte, perché non c'è nel libro, ma fammelo dire solo per attenzione al settore. In modo parallelo si muoveva, si muoveva il passaggio dall'EIA alla RAI e la mancata epurazione di tutti i vertici dell'EIA, mano che risalgono gli alleati su per l'Italia, e che le radio città andavano avanti, partivano e trasmettevano spesso con il personale del vecchio EIA, lo stesso che veniva poi utilizzato nei primissimi anni di RAI, quando RAI non era ancora TV ma era soltanto radio. L'ho detto a passare, nota a piedi pagina. Tra i contenuti, Costantino, di questa operazione di revisionismo storico, che credo stia dimostrando in modo geometrico qual era l'asse culturale dell'Italia di quegli anni, tra i concetti c'è un mito, uno dei miti che c'è, quello degli italiani brava gente, il nostro esercito non è come gli eserciti degli altri. Ti lascio questo asse, questa facile asse. Beh sì, questa è un'altra questione legata ai crimini di guerra che il nostro esercito compie durante il periodo del regime fascista, a iniziare dai crimini coloniali. E il colonialismo è l'altro rimosso, non solo nell'Italia, ma diciamo europeo, insomma, questo dei crimini coloniali, no, consumati all'epoca. È certo che qui rientrano in gioco alcune questioni di quella riscrittura di cui ci parla Andrea. In particolare, ricordiamolo, l'Italia perde le colonie l'occupazione, la liberazione dei territori del Nord Africa nel gennaio del 1943, avrà una coda con l'amministrazione fiduciaria della Somalia che viene approdata nel 1950, ma inizialmente tenta di mantenere in piedi quantomeno la Britannia. Tanto è vero che nell'immediato secondo dopoguerra anche i partiti di sinistra sono d'accordo nel considerare quei territori non da tenere. Perché lì ci sono gli italiani, ricordiamolo anche che il Ministero delle Colonie diventa il Ministero dell'Africa Italiana con la costruzione dell'impero, e poi diventa il Ministero degli Italiani in Africa quando perdiamo, diciamo,
e nasce un comitato a proposito di pittura di mantenere ben saldi quei principi, in cui ritornano ancora oggi, se leggiamo alcuni articoli di una certa stampa, in poche parole, il nostro colonialismo, io me lo ritrovo anche, me lo sono ritrovato anche nel mio libro di storia delle medie, il colonialismo è stato diverso dagli altri perché in particolare ha portato civilizzazione. E questo era un concetto, che ancora perne a tantissimi di quelli che io ho avuto l'occasione anche di conoscere, ex coloni che sono tornati in porto, quelli dalla Libia degli anni 70, che avevano totalmente rimosso la parte precedente, come se gli indigeni non esistessero, le violenze e il depredare, disgirare, depredare la terra d'altri, cosa che noi abbiamo totalmente rimosso. Sembra oggi suona male il fatto che noi andavamo in Africa a cercare un futuro migliore per i nostri figli, però questa cosa è stata fatta con le deportazioni, i crimini, eccetera, per un dire pulito la seconda guerra. Io lo sapevo brevemente citare questo comitato, il comitato che nasce nel 51-52 per documentare l'opera dell'Italia in Africa. 40 volumi con un monopolio dell'archivio, soprattutto del Ministero degli Esteri, con gli studiosi, a partire anche da Del Boca, è stato permesso di entrare solo negli anni 80, e con quindi un monopolio anche della scrittura di quella storia del nostro colonialismo, che è molto più edulcorata anche delle altre, appunto per dimostrare che noi in Africa il nostro colonialismo è stato buono, eccetera. Questo mito poi viene rinvertito anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Mi cito alcuni passaggi anche di uno dei principali, generale Rodolfo Graziani, ai quali diciamo, qualche politico ultimamente anzi, hanno dedicato ad Affine un mausoleo, cosa che sarebbe impensabile in qualsiasi altra nazione europea, come se in Germania Goebbels gli avessero intitolato appunto un mausoleo. Questo per dire come quella storia poi, lui scriverà poi Ho difeso la patria a proposito di miti, in cui anche i crimini coloniali, quelli che farà anche durante la Seconda Guerra Mondiale e poi con la Repubblica Sociale, sono totalmente espunti. Ecco, il comitato che si occupa di questa riscrittura è gestito dall'ex ministro delle colonie Giuseppe Cusasca e da Saverio Caroselli, che era stato governatore della Somalia. Immaginatevi cosa potessero scrivere, quale storia, che continua a permeare anche il nostro immaginario collettivo, di quello che noi abbiamo fatto solo del bene, non del male, penso in Africa, ma penso anche negli altri territori che abbiamo occupato. Cercavo di ricordare il regista del film italiano Brava Gente, De Santis, vedi che frequento buone compagnie. C'è uno che fa il parlamentare europeo che faceva lo spiritoso poco prima delle elezioni, quando serviva sulla X della decima mas. La decima mas ci interessa, Andrea, perché dalla decima mas, anzi più esattamente dal cuore più nero della decima mas, la brigata Ettore Muti, cioè quella dei torturatori professionali, quelli dei rastrellamenti, nasce, cresce, si sviluppa un personaggio che poi assume un ruolo importante nella pubblicistica della destra italiana, non necessariamente dell'estrema destra, direi, qualche anno da senatore e da parlamentare del Movimento Sociale Italiano, ma soprattutto un giornalista non grossolano nel modo di scrivere, una penna raffinata, verrebbe da dire, a volte le penne raffinate vengono prestate ai peggiori scopi. Si chiamava Giorgio Pisanò ed è un altro modo di leggere le cose che Andrea ci sta dicendo. Sì, la figura di Giorgio Pisanò è appunto interessante perché mostra come un esponente proprio della comunità fascista, di nuovo, quindi un esponente che non ha mai rinnegato il proprio passato e che anzi ha cercato di valorizzarlo successivamente, abbiamo appena detto, delle cose, ha partecipato al Movimento Sociale Italiano, ma non solo, poi ha frequentato ambienti ancora più a destra dell'estrema destra. Ecco, diceva, è un classico esempio di come una figura di questo tipo riesce ad affermarsi nei media dell'Italia repubblicana e partecipare attivamente alla scrittura del passato. Lo fa abilmente. Prima Costantino ha sottolineato un dato preziosissimo. Il fatto che è molto facile scrivere una storia di cui si ha la possibilità di disporre delle fonti, diciamo, quasi in esclusiva. E naturalmente i fascisti
hanno, come partigiani, e l'antifascismo ce l'hanno sui partigiani e la resistenza, i fascisti avranno l'esclusiva su documenti riguardanti il fascismo. Questo è ovvio, quindi una narrazione che parla di sé e che abbiano quindi suscitato l'interesse è quasi fisiologico. L'operazione di Pisanò però è ancora più sottile, perché Pisanò guarda la resistenza, racconta la resistenza con gli occhi di un fascista. Lo fa in maniera astuta, perché la prima modalità è quella di dire: evitiamo un giudizio passionale ed emotivo quando analizziamo la resistenza, non ragioniamo con la pancia ma con la nostra testa e diciamolo. Le stesse valutazioni fatte dalla mia comunità a cui appartengo, ma è rinnegata la comunità fascista, erano valutazioni di parte. Quindi l'operazione che fa Pisanò è cercare, ad esempio, di ridurre i morti causati dagli episodi di giustizia sommaria verificatisi alla liberazione. Non sono quei 300.000 paventati dalla comunità a cui appartengo, questa è la tesi di Pisanò, sono molto meno. Questo è un modo interessante per procedere, perché agli occhi del lettore l'idea stessa che un esponente che dovrebbe essere di parte abbia come incipite narrativo una tendenza a parlare di metodologia, a parlare di razionalità nell'affrontare un argomento è vincente. No, i morti sono molto meno. Peccato che le sue stime continuino a essere stime non fondate da alcun documento che ne attesti. Si parla di grosso modo 60.000 vittime. Non solo, l'altro modo che ha di procedere Pisanò è quello di parificare i fascisti con i partigiani, parificandola anche nell'apparato visivo che ogni volta Pisanò ci propone nelle inchieste che appaiono dapprima in molto caldo come oggi e poi su gente fondato da Vittorio Rusconi che si prende il giornalista migliore, cioè Pisanò, e ricomincia una collaborazione che poi porterà, vedete di nuovo l'assist rotocalco di libri, alla pubblicazione di una storia della guerra civile in Italia. Perché il caso di Pisanò è interessante? Anche perché Giampaolo Panza, il più recente Giampaolo Panza, che ha fatto le fortune raccontando i crimini della resistenza, adotta la stessa procedura, cioè si propone come studioso obiettivo che deve ridurre un po' il numero delle vittime, che cala a sua volta dal bilancio proposto da Pisanò, ma il modus operandi è analogo. L'obiettivo finale è parificare i partigiani con i fascisti dicendo che si è trattato di una guerra civile in cui tutte le parti in causa hanno le proprie responsabilità e di conseguenza bisogna porre, diciamo, metterci una pietra sopra e non rivalutare moralmente, considerare moralmente superiore una parte. Questa è la tesi di fondo di Panza, ma di fatto è la tesi di fondo anche di Pisanò, con toni più aspri probabilmente, sicuramente. Potremmo andare avanti ore, però vorrei pianificare l'ultima parte della nostra piacevole conversazione. Tu però hai evocato Panza, a me viene in mente una giornalista ancora più recente, spesso frequentemente presente sul Rai 1, me lo tengo per l'ultima domanda. Volevo sapere se c'è qualcuno nel pubblico che vuole dire la sua, intervenire un attimo solo con domande o anche con riflessioni, purché manteniamo il ritmo che stiamo tenendo. Le domande si chiamano domande perché sono brevi e finiscono con l'interrogativo. Le riflessioni più efficaci sono quelle brevissime. C'è un signore che ha alzato la mano, volevo sapere se ce ne stanno altri. Serve per pianificare. Allora facciamo una cosa, un atto di fiducia. Io le faccio arrivare il microfono fin lì. Lei ricambia la mia fiducia con l'esemplare preliminare. Ma no, voglio partire con l'ultima cosa che ha detto lui su Giorgio Pisanò, no? Lui ha scritto ha fatto fortuna, diciamo. Tra l'altro è uscito fuori che era anche un agente segreto, tra l'altro, invischiato in una storia particolare. Ha fatto la sua fortuna parlando anche della fine di Mussolini,
e il mistero cosiddetto di Dombo. Siccome lei sta parlando proprio della memorialistica del fascismo, di come è stato rielaborato, voglio sapere il mito di Dombo in tutta questa sua trattazione, le ultime ore di Mussolini, come vengono trattate sostanzialmente, se c'è stata poi una riabilitazione, perché come nel caso di Pisanò si parla anche in questo caso di una forma di esecuzione o comunque di bugie da parte della resistenza, di una verità manipolata. Ecco, vorrei sapere da lei questa una sua opinione al riguardo. Ho fatto bene a fidarmi di lei. Passo da Alessandro, però, perché l'opinione mia, immagino che anche tu voglia aggiungere qualcosa. Grazie molto. Voglio soltanto aggiungere una questione a proposito di Bottai. È vero quello che esattamente che lui si è tentato di rivalutarsi, c'è riuscito alla storia, però c'è tutta una storiografia successiva e anche recente che ormai ha dimostrato che il ruolo di Bottai quando era ministro dell'Educazione Nazionale nell'applicazione delle cosiddette leggi razziali è stato pernicioso e nefasto. Quindi la macchia che rimane alla fine, nonostante questo tentativo di autorivalutarsi, di aver fatto la guerra nella prima parte con la legione straniera, eccetera, non regge di fronte al giudizio morale che prevale ormai anche quando si fa storiografia sul personaggio degli eroi. Grazie, se c'è qualcun altro il momento per dirlo è questo. Arrivo da lei. Volevo solo che si possono fare anche puntualizzazioni e visto che avete citato Tolkien, che io studio da un po' di anni e quindi ormai volevo solo fare una puntualizzazione in questo senso, che Tolkien è stato preso dalla destra nel dopoguerra e veramente tirato per la giacca, nel senso che se uno va a leggere le lettere di Tolkien, Tolkien se la prende con Hitler e con Mussolini, ma in maniera tosta. Cioè, li definisce pazzi, li definisce folli, lo scrive lui nelle lettere, tra l'altro lui aveva il figlio nella RAF, che ha combattuto nella battaglia di Inghilterra, nella contraerea, nel bombardamento di Londra. Quindi questo dice cosa la pensasse del nazifascismo. Il problema è che è stato preso e reinterpretato dopo la guerra, quando è arrivato da noi, perché questo l'avete giustamente detto, in Inghilterra non esiste questa forzatura politica, quando è arrivato in Italia è stato frainteso completamente e se ne è appropriata una parte politica che non aveva probabilmente dei riferimenti culturali di alto livello che poteva sfruttare, ma l'ha fatto appunto in questo modo. Perché altrimenti nelle opere, in tutta l'opera, non solo Il Signore degli Anelli è quello più noto, ma avendo studiato un po' tutta l'opera di Tolkien, posso fare riferimento anche ad altri testi in cui, anzi lui dice proprio, parlando di Mussolini e Hitler, poi chiudo, dice proprio che, parla soprattutto di Hitler, che sembra, lui è inquieto per questo motivo, perché sembra che questi personaggi incarnino i cattivi che lui aveva immaginato prima. Quindi proprio le lettere sono palesi in questo senso. Grazie, io ho posto ancora per un'altra voce, se c'è. Se non c'è, sì che c'è, che fo, mi fido di lei, le passo il microfono. Fate per cortesia. Grazie mille. Volevo fare un breve parallelismo che mi è venuto in mente con un'altra situazione che trovo analoga a quella diciamo della destra del nostro paese, che è quella che si trova in America con diciamo un certo atteggiamento di apologia verso i sudisti durante la guerra civile tra quelli dell'Unione e appunto i schiavisti
ho notato molti, molte analogie in questo senso di diciamo, rendere entrambe le parti uguali da un punto di vista morale e comunque cercare di staccare determinate figure storiche che hanno preso parte in questa guerra dalla dall'ideologia più diciamo schiavista che era molto prevalente nel sud. Sì. Guarda, io non prendo più voci, sai assessore che da sta parte si sta meglio che da quella, proprio un altro film. Non prendo più voci perché mi sembrano, non mi sembrano quattro domande, mi sembrano quattro notazioni assolutamente coerenti con i ragionamenti che avete fatto e di grandissima utilità. Lo dico da ascoltatore, ci aggiungo l'ultima cosa che volevo dire io, poi chiudete la serata voi regolandovi. Quello che volevo dire è che l'impressione che ho è che tutto sommato sia un percorso coerente quello che dal 1945 fino ad oggi il pensiero di estrema destra, lo chiamo così, diciamo quello, non solo quello filofascista, quello di destra netto, abbia una sua coerente linearità, un tentativo che a volte riesce, in alcune stagioni riesce, in altre stagioni riesce meno, adesso credo che stia riprendendo, di rimescolare le carte della storia, e rimescolare le scale dei valori. E dire tutto sommato erano guerre civili ed erano tutti uguali, dagli Stati Uniti fino alla nostra. Prendere gli intellettuali alla Tolkien e forzarli, violentarli e leggere a seconda dell'utilità della polemica politica del mondo. Io lo trovo, lo dico avendo frequentato lo stesso ambiente, anche in giornalisti che nel contemporaneo hanno posizioni di primissimo piano nella prima rete televisiva italiana. Alcuni dei libri di Bruno Vespa, parer mio, non me ne voglia l'autorevole giornalista, ma sono costruiti con lo stesso percorso culturale e mentale, per il quale ho massimo rispetto, però che trovo più di spettacolo che di contenuti, poco dimostrati e poco rigorosi dal punto di vista storico, gli asserti che vengono a fondare certe riflessioni, che guardano più al mercato in prima battuta e all'opportunità del momento, anche all'opportunità politica in seconda battuta. Ho cercato di dirlo nel modo più educato che mi sia venuto in mente, spero di esserci anche riuscito. Io non ne aggiungerei altro, se fatta quella cercura, titoli di coda, Costantino e poi Andrea, per chiudere, facciamo chiudere lui, no? Solo lui? Vuoi chiudere tu? Questi sono i vecchi prototipi. In Unione Sovietica si usava la questione del... Per chiudere la rassegna, allora Andrea e poi Costantino. No, invece invito Costantino a rispondere e a darmi una mano con queste sollecitazioni. Sì, trovate un accordo perché in Unione Sovietica lo trovavano l'accordo. Per lui sì, ci proviamo. Allora, su alcune, diciamo, io ho delle idee più chiare, su altre meno. Partiamo in ordine sparso, da Tolkien. Allora, c'è anche una propensione di Gramsci che è fortissima in questi ultimi anni e mesi con operazioni editoriali correnti da parte dell'estrema destra. Non mi sorprende che quindi ci sia proprio... Io non vedo la persona che mi ha fatto la domanda perché ho una colonna qua, ma insomma sto rivolgendo idealmente a lei. Quindi non mi sorprende che ci sia un'appropriazione di una figura che ha fatto del fantasy, su cui peraltro la sinistra non ha mai riflettuto, perché il fantasy in generale non è stato mai ritenuto, adesso non conosco moltissimo questo tema. Sandro Portelli. Sì, ma diciamo la letteratura fantasy non è mai stata una letteratura di grande riferimento per la sinistra, perché è considerata poco engagé. Voilà. Ecco, questa è la questione fondamentale, che ultimamente la sinistra sta rivalutando, penso anche alle riflessioni di Loredana Luperini, uscito sulla stampa in diverse occasioni. È una responsabilità, credo. Interessantissimo il paragone con la causa sudista,
ci sono queste cause perdute che però alla lunga si rivelano vincenti o che possono potenzialmente rivelarsi vincenti. Quali sono? Non l'ho scritto io, ci sono autorevoli storici che si sono occupati di questo. La causa neoborbonica è un'altra, la causa borbonica. Sono cause che hanno avuto la capacità e le possibilità economiche per riscrivere rapidamente il proprio passato e quindi di riaffermarsi. E sulle disponibilità economiche, naturalmente uno storico che si è più occupato anche delle continuità e discontinuità forse mi può aiutare, nel senso che io dico soltanto che questi testi costano, queste riviste costano, ci deve essere stata di fondo una disponibilità economica. Ecco, l'operazione Sussman, questi volumi che raccolgono tutti gli scritti di Benito Mussolini, il movimento sociale italiano ne pagava l'abbonamento, perché altrimenti era un'operazione impossibile. Ecco, io non so se a livello locale si possono fare delle ricerche per capire bene questa... poi magari lascio a te se si vuole aggiungere a riguardo. Finisco con le ultime due o tre sollecitazioni. L'ora di Dongo, no, sinceramente io non mi sono molto occupato della fine di Mussolini. Della... Sì, sì, sì. Perché il tuo è citato soltanto lo scritto e è diventato buon letto. La tua finale è stata quella, ha scritto una storia, del titolo. Sì, gli ultimi 10 secondi di Mussolini. Sì, 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 sì. Quello lì, quello che all'interno di quella memorialistica che chiamò a Fontoria. Come si inserisce quel discorso di Dongo, del mistero di Dongo? Ma senta, si inserisce in maniera, secondo me, allora, quantitativamente in maniera importante, nel senso che nei rotocalchi occupa uno spazio fondamentale. Non lo tratto perché a mio avviso non si inserisce alla perfezione nel canone narrativo di una rivoluzione del fascismo. E siccome quando uno deve riscrivere la storia, le parti più scomode o le parti più enigmatiche non sono funzionali, a mio avviso questo non rappresenta un asse portante. Questo non significa che i vari autori che partecipano a questa scrittura non attivino quel filone, perché anche Sussman scrive tantissimo sulle ultime ore di Mussolini. Su Claretta Petacci fa le sue fortune perché pubblica due opere diverse su Claretta Petacci. Però diciamo è una cosa un po' a parte, che però mi permette di dire come in questa scrittura ci sia tanto del falso, la falsità dilaga. E lo stesso Pisanò partecipa a lui stesso, ha scritto un bellissimo libro riguardo a Mino Franzinelli, i diari di Mussolini. Sono dei falsi apocrifi. Eppure a un certo punto il carteggio Churchill Mussolini. Questo Pisanò ne era consapevole, a un certo punto, come ha dimostrato Franzinelli in due diversi volumi, Pisanò era consapevole che si trattasse di un falso, ma lo lascia circolare perché in quel caso è funzionale una narrazione, ci troviamo dentro, sapete, anche le eventuali ipotetiche e non provate responsabilità di De Gasperi che chiede il bombardamento di Roma, eccetera, eccetera. E quindi per le ultime due questioni, Bottai e Vespa. Le tre Bottai sono talmente evidenti dal punto di vista storiografico che effettivamente non servirebbe aggiungere altro, se non fosse che l'allora sindaco di Roma, se non erro Sandro Rutelli, propose di dedicargli, cioè Francesco Rutelli propose di dedicargli una via, e che qualche mese fa sulle pagine del Corriere della Sera un giornalista che si dichiara antifascista come Cazzullo compie un'intervista estremamente indulgente al nipote dopo che i due figli di Bottai, uno è stato un diplomatico e l'altro un'esperta critica d'arte, Maria Grazia Bottai, hanno scritto due opere apologetiche nei confronti del padre, il nipote che non ha mai conosciuto il nonno si dispiace della cosa e restituisce di nuovo una visione tutto sommato apologetica, il che ci sta, è un familiare, ma non ci sta che il Corriere della Sera, con l'autorevolezza che dovrebbe, non affianchi a quell'intervista quantomeno una ricostruzione
di un giornalista, di uno storico autorevole, che ponga le responsabilità. Ed è questa la ragione per cui credo che questa operazione dei fascisti sia stata tutto sommato un'operazione tra mille virgolette, sia stata tutto sommato vincente. Perché la comunità fascista era una comunità marginale, residuale, Indro Montanelli, poi Giampaolo Pansa e Ansaldo, e questa assonanza tra le due longanesi, questa assonanza tra le due comunità ha fatto sì che anche certe tesi fasciste rimangano, e l'esempio più eclatante è quello di Bruno Vespa. Mi hanno consigliato nella fase di rilettura del libro di proseguire con una piccola coda che avrei potuto fare meglio sicuramente sull'attualità, e quindi ho letto le due o tre opere di Vespa più legate alla storia d'Italia. Guardo la bibliografia e vedo un Renzo De Felice, che per quanto criticabile è comunque un'opera di riferimento, un Emilio Gentile, lo storico di riferimento sulla storia del fascismo, insieme alle memorie del cameriere Quinto Navarra scritte da Indro Montanelli, assieme nella bibliografia. Questo per dire che cosa? Come la versione di uno storico viene equiparata alla versione di una comunità antifascista. Ecco che qui, proprio dalle opere di Bruno Vespa, capiamo quanto questa riscrittura del passato non abbia permesso soltanto alla comunità fascista di rimanere in vita, ma abbia permeato altre comunità. E io sono lungi dal dichiarare tutte nostalgiche, fasciste, perché fare del qualunquismo che non mi piace. Per fortuna c'è una fortissima comunità antifascista che non prende le distanze. Questo mito del Mussolini brava gente lo stiamo decostruendo ampiamente, rimane, però sicuramente ha messo radici, si è arrivato fino a noi grazie a Pansa, grazie a Convesto. Questo sicuramente Costantino da dirci qualcosa. Mentre passa il microfono verso Costantino, io completo i miei doveri ricordandovi che Fascismo immaginario di Andrea Martini e Circigiano in camicia nera sono in vendita nel banchetto laggiù, a fianco al banchetto dove la CGL raccoglie le firme per il referendum contro l'autonomia differenziata. Costantino Di Sante. Grazie Maurizio, grazie Andrea per questa bellissima occasione di cercare di comprendere quello che volevamo poi porci come obiettivo, fare i conti con questa cultura di destra che, come avete capito benissimo, ha permeato l'inizio del secondo dopoguerra, ma vedete arriva fino a noi con una serie di questioni che poi anche il pubblico ha posto. E io rimango anche nell'idea che la nostra, chiamiamola anche cultura di studiosi da una parte, appassionati, curiosi, il nostro paese ha sempre bisogno di piccoli scandali o di mistero, perché anche il fantasy occupa uno spazio interessante che permea la storia, i misteri di Italia, anche quando la storiografia, la documentazione è molto chiara. Come è stato già detto su Bottai, adesso uscirà il secondo volume del Mulino sulla cacciata del professore Ebrei dell'università, scusate se gli autocito, con un messaggio proprio su quelle dell'università marchigiane dal 38 in poi, e lì emerge chiaramente, ma basta andare all'archivio dell'università del Mulino, quello di Macerata, quello di Camerino, per vedere cosa scriveva Bottai nel cacciare i vari professori di religione tratta. Quindi, come dire, non c'è bisogno nemmeno che Rutelli facesse chissà cosa, bastava anche leggersi i giornali dell'epoca per capire che fosse stato portato. Altra questione, ecco, l'altro mistero, l'oro di Dongo, gli ultimi giorni di Mussolini, il carteggio e via dicendo. Io penso anche qui, di supporto ci viene, secondo me, un film mirabile di Carlo Lizzani, Mussolini l'ultimo altro, che riesce a ricostruire benissimo quei momenti, seppur un film con alcune licenze, quello che volete, ma vi invito a vederlo perché effettivamente ha un supporto importante. Tra l'altro esce più o meno quasi in parallelo a un'altra operazione importante che noi abbiamo ricordato anche come istituto storico
qui c'è la presidente Maria Paola Alviti, ed è Sergio Zavoli, Nascita una dittatura, cui lui nel 1972, uno quando la RAI era una RAI che faceva informazione sul serio, Zavoli rivoluziona il modo di fare storia, ma ha la possibilità di darci la voce dei protagonisti, ed è fondamentale per chiunque voglia capire e fare i conti anche con quella memoria storica. E lì troviamo appunto anche questi riferimenti che si richiamavano a Mussolini e via dicendo, mussolinismo da una parte, cultura fascista dall'altra. Andrea ci ha spiegato, vi invito a leggere il libro perché lì c'è anche questa situazione che viene chiarita, come ci diceva, no? Tra coloro che non fanno sconti a Mussolini ma partecipano al fascismo, però abbiamo una cultura del duce, del busti, no? E via dicendo, che continua a permeare una parte del nostro opinione pubblica. E anche, se volete, l'altro aspetto, che sono le voci, i richiami a dittatore e al modo con il quale il fascismo si impone anche attraverso il sonoro, no? Oltre che alle canzonette, ma anche agli inni e ai singoli come la Camicia Nera, non a caso, no? Sono alcuni che ricordano, appunto, ma non ci piace la Camicia Nera, via dicendo. Quindi, purtroppo un'attualità che riemerge, che ritorna, e altre due questioni velocissime che, ripeto, trovate anche sul libro di Andrea. L'altra questione, appunto, non solo Vespa, perché l'Italia diventò fascista, penso sia il libro più orrido da leggere in quel caso, perché se c'è un libro dove non esiste un riscontro, diciamo, utile anche che la storiografia, i risultati della storiografia proprio quel libro, però ci dobbiamo interrogare, qui torniamo al mercato e alla capacità anche di finanziare e l'utilizzo anche di un certo ritorno pubblicitario o di propaganda. È chiaro, occupando palinsesto, avendo tutta una serie di battage, anche alcuni giornali autorevoli purtroppo scivolano nelle cose che dicevamo, non solo su Pottai, ma pensiamo anche alle recensioni di Londra di Vespa. Ultimissimo, e concludo veramente, qui richiamo un altro libro che vi invito anche lì ad acquistare, non so se c'è sul banchetto ma lo trovate, Dopo Mussolini, un libro senza Mussolini, insomma, Dopo Mussolini, che Andrea ha scritto prima di questo, dove c'è un altro vulnus che è stato citato anche da Maurizio, cioè l'amnistia di Togliatti, no? del 46 pone tutta un'altra questione, che noi non abbiamo avuto una memoria giudiziaria o solo parziale di quello che è stato il regime fascista. E qui la continuità nello Stato, Pavoni ha scritto queste cose importanti, dove tu hai dei protagonisti che avevano vissuto quel periodo, io cito quelli locali che, come dicevo, alcuni transitano tranquillamente dal periodo liberale, al periodo fascista, all'Italia repubblicana, occupando ruoli importanti, anche coloro che si erano macchiati di crimini efferati, che non volevano rientrare nella amnistia per tanti motivi. E quindi questo ci dimostra anche come poi una serie di esperienze vissute anche a livello familiare hanno permeato anche una continuità della narrazione dentro le famiglie, che io ritrovo anche nella mia realtà, diciamo, familiare, dove mio zio si dichiarava profondamente fascista. E non bisogna andare molto lontano ad avere anche questi esempi vicini a noi. Ed è difficile smontare quella narrazione, perché lui ricorda la sua giovinezza, lui ricorda quando era ancora una palilla in divisa, l'Italia era un'Italia perfetta, i treni arrivavano in orario, e dicendo. Ecco, il libro di Andrea ci pone invece di fronte a una realtà diversa, ci pone di fronte anche a una costruzione, dicevamo, di vari miti, di vari stereotipi, e lui si rifà anche, adesso non ricordo il nome dell'autrice, ma facendo immaginare, era Luca Passerini, che ricordavo negli studi passati, e ci pone di fronte a quello che noi come rassegna abbiamo cercato di fare quest'anno, e come diceva l'assessore, e anche grazie a voi, alla vostra presenza, al dibattito, alle cose che ci stimolate, cercheremo di continuare a fare anche l'anno prossimo, quindi vi ringrazio Maurizio Plasi, un grande applauso, perché è sempre mirabile, è veramente sono un naturalmente Andrea Martini, perché continui questi suoi studi. A proposito, poi
i giovani che danno il loro contributo, adesso insomma, lui è a Parigi con il segno Curie, e sicuramente anche lì ci darà modo anche di far vedere, come non so se avete visto, nessuno ha dato la mano al rappresentante di estrema destra in Francia, come no, perché lì appunto alcune cose rimangono indelebili al di là delle narrazioni. Grazie di nuovo e complimenti a Rottamare.